Ciao ragazze, questo video sarebbe un po' particolare, forse non per tutti. Chi ha le unghie come io ho i miei pollici, alcuni possono avere tutte le unghie così, specialmente se sono mangiate. Io non le mangio, avevo sempre questa forma così, una cosa genetica. Non ci sono i laterali, l'unghia è troppo larga e corta. Chi mangia le unghie sono ancora più corti. Ho deciso di far vedere come effettuare la ricostruzione su questo tipo di unghie a ragazzi che fa le unghie da sole a casa o alle onicotecniche specialmente principianti. Adesso faccio la manicure. Ho un bel video sul mio canale con tutte le spiegazioni. Adesso dobbiamo limare le unghie naturali con la lima 180-240. Devono essere opache e dobbiamo togliere completamente il bordo libero, lasciare 1 mm. Poliamo con cleanser e mettiamo il primer. Aspettiamo che si asciughi in aria 30 secondi e poi passiamo la base. E in lampada UV LED 60 secondi e UV 180. Tagliamo la parte centrale senza staccare la cartina dalla carta. Qua i laterali abbiamo troppo alti, alcuni con questo tipo di unghie non hanno bisogno di tagliare la cartina. Nel mio caso devo tagliarli un po'. Adesso sta bene, dobbiamo solo liberare i lati. Stacco la cartina dalla carta e attacco il bollino sotto. Abbiamo messo la cartina, vedete che è sbagliato così, perché c'è spazio tra la cartina e l'unghia. Dobbiamo liberare il laterale del dito. Facciamo i tagli in punto dove finisce la cuticola e comincia il bordo libero dell'unghia, più o meno a 45 gradi. Vedete, adesso è giusto, non c'è spazio. Con Acrygel facciamo l'allungamento. Passiamo bene il prodotto al laterale.
Stringiamo un po' la cartina sotto e mettiamo in lampada per 20 secondi. Stacchiamo la cartina delicatamente e mettiamo la pinzetta e nuovamente in lampada per altri 30 secondi. Tagliamo la pinzetta e di nuovo lampada per 30 secondi. Adesso diamo la forma con la lima 180. Stiamo attenti ai laterali e non limate troppo. Adesso facciamo la bombatura. Prima sistemiamo la zona cuticola, sfumiamo il prodotto verso la cuticola e poi tiriamo verso la punta. Qua c'è una bolla, l'acrigel di Michel Nails fa sempre le bolle. Io prendo un altro po' di acrigel perché l'unghia è troppo larga. Ecco che è pronto, vedete che questo acrigel è un po' autolivellante. Metto in lampada per 10-15 secondi e poi la pinzetta e altri 60 secondi. Adesso aggiustiamo un po' con la lima 180. Per fare l'unghia visualmente meno larga dobbiamo portare il prodotto più al centro. Limate i laterali in punto giusto però, perché i laterali devono essere abbastanza rinforzati in questo tipo delle unghie. E dobbiamo pure fare anche una bella curva a C. Se usate acrigel di Michel Nails dovete passare il mattoncino e poi il top e in lampada 60 secondi, se UV 180. Ecco il risultato, l'unghia è diventata meno larga e con questa lunghezza c'è sensazione che ci sono i laterali. Scrivetemi in commenti se vi è piaciuta la trasformazione, mettete anche un like così facciamo vedere questo video ad altri che ha stesso problema. Grazie a tutti, ciao ciao!